Enrico, vediamo un'altra foto di questi strani tempi. Questo è il 25 aprile ed è Mattarella completamente solo all'altare della patria. Che ruolo ha avuto il Colle in questa crisi? Fondamentale, nel senso che è sicuramente Mattarella la figura che è in qualche modo l'elemento, il piedistallo su cui mettiamo ogni tipo di discorso. E purtroppo fondamentale anche nel fatto che non è stato ascoltato minimamente. È stato lui in tempi non sospetti a cominciare a dire che non era il momento delle liti, delle Come no, divisioni. la concordia, la chiesta, La richiesta. Chiesa richiesta è andato a Codogno, no? A celebrare la festa della Repubblica e lì, avendo i rappresentanti del governo, della regione Lombardia, quindi i grandi duellanti nei fatti di questa terribile stagione, ha parlato in linguaggio chiaramente della parlatevi, del dialogo, della disponibilità, dell'ascolto reciproco, della composizione di opinioni diverse che è il sale della A Roma c'era democrazia. il centrodestra in piazza lo stesso giorno, però. Sì, ma cioè, se vogliamo parlare del centrodestra, posso dire che quella manifestazione è stata una manifestazione di insensibilità, cioè di distanza dalle necessità più forti che ha avuto il centrodestra in un anno e mezzo. Non c'è dubbio che lì. Però l'opposizione è l'opposizione. Cioè, quando uno dice ma perché parlate di Conte, criticate Conte? Critichiamo Conte come abbiamo criticato Renzi, come abbiamo criticato Certo. tutti gli altri, cioè chi governa ha delle responsabilità in più, governa tutti noi, chi fa l'opposizione per la sua parte, cioè bisogna avere presente questo. Mattarella ha ricordato queste cose in maniera decisiva, in maniera chiarissima e sono sicuro che quello che hanno fatto Conte, Meloni Salvini, Fontana e Galera, non gli è piaciuto proprio per questo, perché è stato tutto divisivo in un momento in cui è Allora, abbiamo un necessario. po' sforato, ma quando c'è Mentana ce la lascia passare per sforare un minutino. Lo ringrazio molto. Abbiamo fatto un gran finale in bellezza per quanto mi riguarda, perché la mattina mi fermo qui. Lunedì mattina c'è Francesco Magnani, ma lunedì sera vi aspetto tutti alle 21:15, perché qui faremo uno specialone dell'aria che tira con un bilancio di tutto quello che abbiamo capito e non capito di questi mesi. Grazie, Enrico. Grazie a voi. A tutti voi buon weekend e ci vediamo lunedì. Ciao.